La prevenzione è stato il tema del convegno L'emozione di vivere, organizzato dall'associazione Fare Bene Franco Palumbo, che si è svolto nell'azienda agricola San Salvatore 1988 a Giungano, in provincia di Salerno. L'iniziativa, promossa dall'associazione, nata in memoria del compianto sindaco di Giungano e di Capaccio Pestum, ha visto il contributo di medici e amministratori del territorio. Al termine del convegno, una cena degustazione a base di prodotti tipici del territorio, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Cilento Verde Blu, impegnata da 15 anni sul territorio cilentano nell'organizzazione della Vacanza del Sorriso, che consente ogni anno di ospitare gratuitamente nel Cilento bambini e ragazzi con patologie onco-ematologiche insieme alle loro famiglie. Sono intervenuti al tavolo dei relatori, tra gli altri, Sabrina Palumbo, figlia del compianto primo cittadino e presidente dell'associazione Fare Bene Franco Palumbo, e Pantaleo Romanelli, direttore scientifico del Brain Radio Surgery Saber Knife Center. Pensiamo sempre che queste cose possano accadere agli altri. In realtà dovremmo essere più attenti, dovremmo, diciamo, essere più sensibili rispetto a questa cosa, per cui io veramente invito tutti coloro che ne hanno la possibilità a sovvenzionare la ricerca, a accendere appunto un faro su quella che è la prevenzione, perché ritengo che sia l'unica via d'uscita in ordine appunto alla cura di queste patologie. È un apparecchio che ormai ha una storia di 20 anni, ha superato il milione di casi trattati nel mondo con risultati davvero estremamente favorevoli su una grande varietà di patologie, il trattamento di metastasi, il trattamento di tumori cerebrali, il trattamento dei tumori polmonari, dove è stata una vera rivoluzione, perché è l'unico apparecchio, essendo robotizzato, che permette di seguire il bersaglio che si muove, perché il polmone, come il fegato, come altri organi, si muovono con la respirazione o per movimenti peristaltici interni come l'intestino. Il CyberKnife riesce a seguire, a visualizzare il movimento degli organi e del tumore e a seguire il tumore in tempo reale, quindi irradiando il tumore nelle varie posizioni che assume nel corso dei movimenti respiratori. E questo è stato un'enorme innovazione, perché ha consentito di trattare un numero elevatissimo di pazienti con lesioni polmonari, evitando la toracotomia, che è un intervento eccezionalmente invasivo, estremamente doloroso. Ha rivoluzionato il trattamento delle metastasi in tutte le parti dell'organismo e ha innovato enormemente il trattamento dei tumori al cervello.